per me è un vero piacere intervistarla. Lei è un volto noto delle fiction di Canale 5 e sto parlando di Adwa Del Vesco. E allora Adwa, vuoi parlarci un po' del segreto del tuo successo? Salve intanto a tutti, grazie per questo bellissimo complimento. Il segreto del mio successo, oddio, addirittura successo. Io ancora sono all'inizio del mio percorso. Ho tanti sogni e obiettivi che voglio e devo raggiungere, perché penso che nella vita la determinazione forse è una delle cose fondamentali, è lo studio. Quindi forse questo, non lo so. Quindi il tuo è un successo veramente incredibile, 4 anni pieni di lavoro, e quindi ti abbiamo visto anche con tantissime persone che veramente li vediamo spesso in TV, come Giuliana Desio, e vuoi parlarci un po' com'è lavorare con loro? Guarda, il mio primo lavoro l'ho fatto appunto con Giuliana Desio, quindi per me all'inizio è stato anche un motivo di ansia, perché è una grandissima attrice, però devo dire che lei è stata straordinaria con me, mi ha aiutato tantissimo e ho imparato tanto da lei, quindi sono veramente felice di poter lavorare con questi personaggi che comunque hanno fatto anche la storia del cinema, hanno fatto dei film importantissimi, alcuni hanno vinto anche degli Oscar, quindi per me è un onore. Da loro cerco sempre di imparare il più possibile durante le riprese, quindi sono un modo per imparare. Ma chi è Adwa Del Vesco nella vita di tutti i giorni? Adwa Del Vesco è Rosalinda Cannavò, perché Adwa Del Vesco è la stessa persona che è nata a Messina, cresciuta nella semplicità, anzi io non amo molto stare al centro dell'attenzione, mi piace la vita semplice dato che non vivo proprio al centro di Roma perché è troppo caotica per me, quindi Adwa Del Vesco è la stessa di prima, poi gli altri, e giustamente il personaggio che devo interpretare pubblicamente è un po' più istituzionale, però alla fine sono sempre la stessa. Bene, vuoi parlarci un po' del tuo lui? Sappiamo bene che stai con il famoso Gabriel Garco, come va la vostra storia? La nostra storia va benissimo, nonostante tutte le cose che dicono i giornali, che già ci hanno fatto sposare, poi io già ho avuto non so quanti figli, ci hanno fatto già divorziare, quindi loro la cantano e loro la suonano, noi stiamo benissimo, purtroppo per gli altri non amiamo molto parlare della nostra vita privata, perché è anche giusto avere uno spazio privato nella nostra vita, quindi stiamo bene. Per il momento, fino adesso, bene. Qual è il messaggio che vuoi mandare ai giovani che vogliono intraprendere questa carriera? Oddio, questa è una domanda molto importante, perché a volte si pensa che questo lavoro sia un modo facile per fare tanti soldi e quindi molti in realtà non lo fanno per la vera passione che hanno verso questo lavoro. È tutt'altro che facile, c'è molto lavoro dietro, molto studio, e non è un lavoro davvero precario, non è un lavoro così semplice per guadagnare soldi come tutti pensano, ed è soprattutto una vita di tanti sacrifici, quindi intanto riflettere bene se realmente è quello che vogliono fare, poi dopodiché se in realtà il loro cuore batte per questo lavoro, allora mettersi a studiare tanto, fare i provini, all'inizio non andranno bene perché anche a me non sono andati bene, ma non demordere, perché se hanno una passione continuare a crederci, solo questo posso dire. Ben detto Adwa, allora io farei un ringraziamento speciale veramente a chi ti ha ospitato questa sera qui. Quindi lascio il microfono a lei, magari ci dirà qualcosa. Buonasera a tutti, sì, per me è un orgoglio averla avuta qui, averla invitata, perché dimostra il coraggio, la caparbietà che ha avuto, i sacrifici dei genitori che hanno fatto per mantenerla agli studi e arrivare al punto in cui è arrivata. È un orgoglio per noi avere una siciliana, una messinese, una della nostra città, che ha recitato con i migliori attori, veramente una cosa molto bella. Io ci ho creduto e sono riuscita a portarla qui a Venedico, grazie all'amministrazione comunale e al sindaco Rizzo, che è una persona che crede che tutto nella vita alla fine si può fare, basta avere tanta forza di volontà e crederci, e lui l'ha dimostrato come sindaco in questi anni, e io lo devo ringraziare perché mi ha fatto realizzare questo sogno di portare questa attrice qui a Venedico.
io ci tengo tantissimo a ringraziare Giusy e il sindaco che mi hanno voluto qua, perché per me è veramente un piacere avere delle persone così veramente belle dentro, che comunque continuano a credere in noi siciliani, che facciamo tanta strada, facciamo tanti sacrifici per poter realizzare i nostri sogni. Purtroppo sono poche le persone come lei e come il sindaco che mi hanno permesso di essere qui, perché io vado fiera, veramente fiera di essere siciliana. Questo sarà sempre così. Allora, infine voglio ricordarvi una cosa importante. Purtroppo a causa del cattivo tempo abbiamo dovuto rinviare l'evento, quindi vi aspetto domani alle 20 alla Condor, scusate, io non sono proprio della zona, e quindi venite a trovarci, perché ci teniamo e io vi aspetto. E da me, da Adva del Vesco, mando un grande abbraccio e un saluto al Team Paradise, a tutti gli atleti che sono veramente bravissimi, perché ho avuto modo di vederli. E in chiusura un bacio grandissimo a tutti gli utenti di Ora Web TV.